Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi un gioco molto particolare che ho ricevuto negli ultimi giorni che si chiama Chico. È un gioco abbastanza particolare da quello che ho intravisto dalla pagina Steam, insomma, mentre lo stavo scaricando e sono certo che qualche piccola riflessione ce la susciterà. Per cui direi di cominciare senza perdere tempo e vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, Chico, io direi di andare un attimo su opzioni per vedere se abbiamo l'italiano. Prima di tutto... non c'è, benissimo. Rewardrobe. Quindi questo è l'armadio delle ricompense, dove non sembra esserci nulla. Bene, quello credo sia il nostro protagonista. E abbiamo lotta fra galli e play. Io direi di andare su play, poi eventualmente vediamo la lotta fra galli in un secondo momento. Allora, ci sono tre mondi a quanto pare, ognuno di 120 monete, pezzi d'oro, non si sa. Vabbè, cominciamo dal primo. Ah, ma è un puzzle game con 40 livelli per mondo. Vabbè, proviamo il primo. Io posso ammettere di avere una leggera paura? Sì, direi che un pizzico di paura c'è. Problema di ventilazione. Inizio scarico di sistema. Oh mio Dio. Dove dovrei andare? Bene, sono un pollo. Ah beh, ero un pollo, ma che... no, c'è qualcosa che non sta quadrando come dovrebbe. No, vabbè ragazzi, ma... dunque... bene, sono vivo. Ne sono uscito. Oh mio Dio, ma che cos'è? Ma è la Madonna mia, ma no, vabbè. Ma perché? Ah, l'obiettivo era suicidarsi contro qualcosa di molto grosso. Va bene. 3 secondi scarsi, sono morto 3 volte. Va bene. Ok, livello 2. Sì, vabbè, no, vabbè, ma... La vedo durissima. Bene. Ma io non capisco lo scopo. Lo scopo del gioco quale dovrebbe essere. Niente. Io sto salvando che cosa? Altri polli. Che poi graficamente non è neanche malvagio come gioco. Il problema è che l'idea è abbastanza folle. E leggermente insensata, ma proprio leggermente. Devo riuscire a tarare. Niente, non te, ma che me voglio da rappor io? Niente, non mi sembra una fotocopia di... una fotocopia di tipo Happy Wheels che io odio alla morte, tipo... e non lo porterò mai e poi mai sul canale. Però sembra una cosa tristemente simile per il fatto che ci si fa molto male. Ma porco Giuda... Allora, devo essere molto calmo. No, non si riesce a essere molto calmi. Sì, vabbè, ho capito. Ma mai posso continuare a muovere senza test? Mamma mia, quanto è macabro. È veramente molto macabro. Bene. Questo se lo vede qualche animalista alla fine. Allora, molta calma. Ma perché? Ma perché? No, non... ce la posso fare. Ma... niente, vabbè. Non ce la posso fare per niente al mondo. È chiaro. È chiarissimo ormai. Invece l'ho fatta. Miracolo. Che mi stanno passando per le mani dei giochi abbastanza folli e malati ultimamente.
Non si sa bene per quale motivo. Bene. Bene. Manco riesco a caricare. No, vabbè, non... c'è qualcosa di terribilmente malato nei comandi di questo gioco. Ma perché? Dai, ma non puoi, su. Niente, non... Oh, ne siamo usciti. Perfetto. Io tanto non so cosa sto facendo con... cioè, che cosa potrò fare. No, vabbè, ragazzi, ma che cosa... ma che cosa sto facendo? Ma che cosa sto facendo? Torta gratis. Ah, bene. Vabbè, era leggermente prevedibile che sarebbe finita così, ma io sono stupido, quindi ho voluto comunque provare. Ma ah, sono ancora vivo. Beh, ottimo. Ah, vabbè, ma non ha il minimo senso. Bene. Io direi che ci possiamo fare un altro paio di livelli, poi andiamo a vedere la lotta fra galli. E io come dovrei passare qua? Scusate, sviluppatori. No. Vabbè, però se non reggi neanche un tocco per terra la vedo male, Niente, non... ecco, camminiamo. No, non camminiamo. Oddio. Ma per quale motivo? Su. Niente, non ce la farò mai. Io non ho il... io non c'ho la come si dice? La freddezza per giocare. Ma perché? Mamma mia. Il sangue freddo e la calma mi mancano. Specialmente perché in questi giorni sto giocando, come ben sapete, a Dark Souls 3. Per cui la mia riserva di pazienza è ufficialmente conclusa e esaurita. E comunque rivolta tutta a quello. Eh beh, mi ha tagliato la testa per non si sa quale motivo. Bene. Il pollo senza testa. Ok. Ma uno fa tutti questi sforzi, no? Per cosa? Niente, come sempre. Ok. Mentre se io atterro su qualsiasi cosa che non siano le zampe... mamma mia. Ti prego. No, vabbè, non è possibile. No, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Allora, reward drop. Diamo un attimo un'occhiata a che cosa si è ottenuto. Spin to win. Che cosa... quindi con 15 monete di quelle raccolte posso fare una slot machine. Proviamo. Bene. Ci faccio. Che cosa? Bene. Che abbia una sua utilità questa cosa? Vediamo. Sì. Sei più resistente ai colpi? Vediamo un attimo, eh. Potrebbe essere un momento di grande svolta per noi, perché... no, non è decisamente più resistente ai colpi. Per il momento possiamo chiudere qua con Chiku. Io vi lascio come sempre il sondaggio per farmi sapere che cosa ne pensate del gioco. Insomma, per farmi sapere se qualora vogliate vedere qualcosa in più, io sarò ben lieto. Oddio, ben lieto. Sto sclerando come un folle. Comunque sia, lo farò per voi qualora vogliate vedere altro. In caso contrario possiamo tranquillamente passare ad altro. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a lasciarmi un commento, a farmi sapere insomma che ne pensate di questo folle gioco, perché credo che si sia vista poca roba di malata come questa. Supera le mie più oscure aspettative questo gioco, sotto milioni di punti di vista. Per cui, ragazzi, niente, io vi do appuntamento alla prossima e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao, ragazzi.